Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Cosa sta succedendo su Titano? L'isola c'è ancora. Un'area di 250 km quadrati è stata nuovamente avvistata nel mare di Ligeia, su Titano. All'interno del grande bacino di idrocarburi che si trova sul satellite di Saturno, quell'area misteriosa era comparsa per la prima volta nel luglio del 2013. Le immagini spedite a terra dalla sonda Cassini avevano mostrato l'inaspettata presenza di una sorta di isola. Il team di scienziati NASA, ESA ed ASI si è trovato di fronte a una nuova conferma di quella presenza, ancora inspiegabile, qualche giorno fa. Le immagini radar di Cassini ancora una volta hanno individuato quella zona, per giunta in maniera più marcata. È probabile che si tratti di un segno tangibile del cambiamento delle stagioni su Titano. Sta agli scienziati affrontare la sfida al centro della nuova fase della missione Cassini e capire di cosa si tratti. NASA Educational, ecco la app per lanciare i razzi. Lanciare un razzo è un gioco da ragazzi, anzi da bambini. La NASA ha creato una nuova app gratuita destinata ai più piccoli, in cui i mini ingegneri aerospaziali possono cimentarsi con tutte le fasi di preparazione al decollo di un razzo. Si chiama LSP Activity Book e si può usare su tutti i dispositivi mobili, ma anche stampare per giocarci in maniera più tradizionale. A guidare gli utenti sarà Peter the Payload, un robot spiritoso che aiuterà a scegliere il razzo e a caricarlo con tutto l'occorrente, dai satelliti ai lander, per una vera spedizione senza umani. Peter fornirà anche un quaderno per monitorare tutte le attività, che contiene giochi, immagini da colorare e anche una parte più dolce, la ricetta per cucinare un biscotto lunare. Terra e spazio in mostra a Palazzo delle Esposizioni. Lo splendore della Terra è protagonista della mostra in corso a Roma, a Palazzo delle Esposizioni. Si chiama Il mio pianeta dallo spazio, fragilità e bellezza, e mette in luce non solo gli angoli più nascosti e affascinanti della Terra, ma anche i rischi connessi ai cambiamenti climatici. Sei le sezioni in cui si snoda il percorso dell'esposizione voluta dall'Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea, Commissione Europea e Roma Capitale. I video e le immagini riprese dai satelliti puntano la loro attenzione su ghiacciai, acqua, atmosfera, foreste, agricoltura, deserti e città. E non solo, c'è anche una galleria di immagini scattate dall'astronauta italiano Luca Parmitano durante la sua missione volare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti e in particolare le nuove generazioni ai problemi dell'ecosostenibilità. Nello stesso periodo, fino al 2 novembre, a Palazzo delle Esposizioni c'è anche Meteoriti, quando lo spazio comunica, una mostra in cui trova posto la collezione di meteoriti del Museo di Mineralogia della Sapienza, una delle più importanti al mondo. Un'occasione unica per vedere da vicino rocce sconosciute che arrivano da luoghi remoti dello spazio. Nixie, il drone da polso. L'idea è venuta a Christoph Kostal, ricercatore di Stanford, che l'ha presentata al concorso indetto da Intel, Make It Wearable. Se sarà lui a vincere, potrà sviluppare la produzione del suo drone da polso, un braccialetto da cui parte un quadricottero dotato di telecamera. Il mini drone è controllato da remoto con uno smartphone ed è stato definito come una telecamera indossabile che può anche volare, ideale per riprendere le proprie imprese senza l'aiuto di nessuno. Ancora non si sa se l'idea sarà poi sviluppata a fini commerciali, ma sta già facendo il giro del mondo. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Più di 1000 tra bambini, studenti e appassionati di scienza hanno invaso l'Agenzia Spaziale Italiana, aperta per la prima volta al pubblico in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Nel piazzale d'ingresso della sede di Tor Vergata, code per ammirare il cielo grazie al planetario digitale itinerante e telescopi per osservare le stelle. Nel grande atrio, mostre sulle principali missioni a cui l'Italia prende parte e ancora giochi e laboratori per i più piccoli per spiegare la scienza con parole semplici e far capire al grande pubblico in cosa consiste la cultura scientifica e quali sono le sue ricadute nella vita di tutti i giorni. Una scelta accolta con entusiasmo, almeno a giudicare dal flusso continuo di visitatori che dalle 16 a mezzanotte del 26 settembre hanno affollato l'ASI.
I bambini hanno avuto a disposizione dei veri e propri laboratori spaziali, con i pazienti ricercatori che li hanno fatti entrare nel loro mondo, mentre i più grandi hanno potuto assistere a mini seminari scientifici e a concerti di musica classica che hanno proposto brani dedicati all'astronomia. Tanto entusiasmo e tanta passione anche da parte degli organizzatori. Oltre all'ASI, l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF, con la partecipazione della British Interplanetary Society e dell'Associazione Tuscolana Astronomia. Nella notte voluta dalla Commissione Europea e arrivata alla nona edizione, capannelli di appassionati hanno seguito le spiegazioni degli scienziati e capito qualcosa di più di cosmo e mestieri della scienza. Non solo, è stata anche un'occasione per far conoscere al grande pubblico tanti aspetti della ricerca italiana e la sua importanza nel panorama internazionale. Questo qui è un altro dispositivo che invece è uno spettrometro, non misura la polarizzazione ma misura l'energia del fotone. La cosa, anche questo è fatto in Italia, è stato inventato all'INFN di Trieste per applicazioni al CERN di Ginevra in LHC. In realtà era stato pensato per misurare le particelle, però diciamo dopo che è stato sviluppato e utilizzato per questo scopo, abbiamo realizzato insieme ai nostri colleghi di Trieste che questo era un ottimo strumento anche per misurare i raggi X. Quindi abbiamo collaborato per provare ad applicarlo anche in astrofisica e i risultati sono stati molto buoni, perché è uno strumento che è stato fatto di grande area, che è una cosa molto importante per la nostra applicazione, è uno strumento che funziona estremamente bene e anche questo è ideato in Italia, realizzato da un'azienda che sta a Trento, la Fondazione Bruno Kessler, e testato a Roma. Quindi anche questo, diciamo, è un esempio di come anche l'Italia riesca a fare completamente una cosa che è unica nel suo genere, perché diciamo, dispositivi equivalenti a questo vengono fatti, ma sono grandi magari come quanto un'unghia e quindi molto più piccoli. E nello spazio in cui c'è necessità di mandare degli strumenti semplici e il più possibile affidabili, raggiungere una grande area che è necessaria per vedere oggetti deboli con oggetti molto piccoli è impraticabile, quindi a partire da oggetti grandi è necessario. Dalla terrazza dell'ASI sono decollati verso il cielo anche dei razzi amatoriali, in tutto e per tutto riproduzioni in scala di veri che hanno inchiodato il pubblico con gli occhi all'insù. Praticamente un modellino dei razzi quelli veri, più o meno tipo il Vega, l'Ariane eccetera, i principi fisici. Un lanciatore? Sì, è un lanciatore, infatti c'ha un mini payload che sono qui dei LED lampeggianti e abbiamo zavorrato un po' perché andava un po' troppo alto, quindi questo qua. Abbiamo fatto la bandiera dell'Italia. E praticamente c'ha un motore qui che è commerciale, è una cartuccia un po' tipo Rowdy, fischiabotti eccetera, polvere da sparo. C'ha una parte vuota in cui si mette il paracadute e poi c'ha l'ogiva dove si può mettere payload o cose carine o appesantire un po' per renderlo stabile. L'ultimo razzo lo ha lanciato lo stesso presidente dell'ASI, Roberto Battistone, che ha scherzato con il pubblico confessando che quello era il suo sogno fin da bambino. Anche per lei c'è stata la prima volta che le hanno fatto lanciare un razzo? Era il mio sogno fin da bambino, diciamo che faccio questo mestiere apposta per poter lanciare i razzi e questo qui era il primo che ho lanciato in prima persona. A parte le battute, e i ragazzi sono stati bravissimi, e è un razzo che sembra un giocattolo ma ha tutte le componenti professionali di un razzo vero, quindi costruirlo e farlo funzionare per loro rappresenta veramente un imparare come si fanno le cose sul serio, e un domani chissà che loro non saranno coloro che fanno i razzi del futuro, perché sicuramente in questo settore c'è ancora molto da progredire. Una serata piena di spunti, quella della notte dei ricercatori, e la sua ottima riuscita rappresenta un punto d'orgoglio. Un successo straordinario di cui siamo fieri, ma soprattutto che dimostra quanto sia la passione e l'interesse per lo spazio nella gente che fa anche parecchi chilometri per venire a vedere le nostre mostre, il lancio di un razzo, e vuol capire cosa c'è dietro questa questione dell'agenzia spaziale e dello spazio. Con queste giornate si permette a tutti di avere un'idea molto più precisa di quello che facciamo quotidianamente e si capisce anche quanto l'Italia è avanzata in questo stesso settore, sia per la parte dell'esplorazione umana con gli astronauti, sia per la parte tecnologica in tutti i settori in cui lo spazio ormai è presente nei nostri giorni. Un successo straordinario che fa capire cosa fa l'Agenzia Spaziale Italiana, spiega Battistone, e a cosa serve la ricerca spaziale. Magari questi bambini che vediamo qui oggi saranno al nostro posto tra qualche anno.